Alessandro Pino di Cercatore della Signora Presidente del Piano. La dottoressa Giuliana Alessio, ricercatore dell'Osservatorio Vesuviano. Allora, il motivo di questo incontro è celebrare il centenario di Mercalli, che ci ha dato il lustro, insomma, è un milanese, ma in effetti un po' vicese, insomma, una famiglia cattolica, cortocese, che ci ha dato la scala dalle più usate in sismologia. Nello stesso momento parlo appunto sulla situazione esiliana, laddove i nostri ragazzi, che noi prepariamo alla competizione, al confronto internazionale, questi ragazzi molti non vogliono lasciare le aree esiliane, e le aree esiliane sono uniche nel suo genere nel mondo. Ecco perché sono densamente abitate. Allora, nel momento in cui c'è una nave che fa un percorso tortuoso, difficile, in un mare in tempesta, noi che cosa facciamo? Lasciamo questa nave tutta rotta, senza le scialuppe, cioè, voglio capire, ecco. Allora, nello stesso momento noi siamo famosi sia per l'origine, sia per la tecnologia. E siamo dai più avanzati del mondo, quindi viviamo queste contraddizioni. Questa sera approfondiremo meglio la cosa attraverso i nostri esempi. Allora, voglio passare la parola al professore Miranda un attimo, che introduce i nostri gusti ospiti meglio di me. Ecco il signore. Mi sentite lo stesso se non uso il microfono? È meglio con il microfono. Allora, il titolo è, pensate, San Mercalli del studio del terremoto. La questione è che cos'è un terremoto? È facile dirlo, no? È un movimento del terreno, rapido, eccetera, eccetera. Però poi spiegare i vari punti di vista delle persone e comincia ad essere problematico, perché il terremoto per un politico significa una certa cosa, per un decisore della protezione civile significa intervenire, predisporre sull'allarme, intervenire, predisporre sicurezza e soccorso. Per gli studenti che cosa significa? Paura, perché sfortunatamente i nostri studenti non sono abituati al terremoto. Il terremoto da noi, grazie a Dio, ha un andamento civico, ogni tanto si presenta, si può presentare con scosse forti, con scosse lieve. E nelle scuole noi facciamo un po' di sismologia. Ma che sismologia possiamo fare su 2 ore di lezione a settimana? Allora, ecco che ci aiutiamo con altre attività. All'inizio Maiorana abbiamo esplicitato questo sistema, abbiamo acquistato un sismografo verticale, ma è una semplice molla con dei magneti appesi, però là dentro c'è sta la fisica dell'oscillatore armonico, c'è sta il neutrino, c'è sta il sistema di amplificazione, c'è sta il trasduttore, c'è sta tante di quelle cose, e abbiamo messo a lavorare i ragazzini da 14 anni fino ai ragazzi di 17-18 anni. I più grandi si interessano della parte software, i più piccoli imparano la fisica, imparano le scienze, imparano un po' di sismologia, ma diventano anche portatori di interesse delle famiglie e incominciano a dire in famiglia quello che fanno, perché poi pubblicano i loro lavori. Questo fatto di scambiarsi con i ragazzi di altre scuole, eccetera, quindi non resta una cosa morta. È un modo per risvegliare nella popolazione il rischio.
che corriamo nelle nostre zone. Noi adulti ne viviamo in queste zone, all'Italia ne parliamo, poi continuiamo a vivere qua. C'è stata una romeria che si facevano le varie prove per allontanarsi dalla zona rossa e giallo e compagnia cantante, poi è andato tutto per dimenticatoio, tranne per gli addetti ai lavori. La gente dimentica queste cose. Allora, con questo incontro di studio vogliamo anche ravvivare nella popolazione che cosa bisogna fare, ricominciare ad essere effettivamente cittadini, anche con la percezione di quello che bisogna fare in caso di pericolo. Oggi come oggi nelle nostre famiglie non si va, e quindi non si arriva un momento che sarà una sorpresa generale, come intendete? Questo è il problema. Comunque, con i nostri ragazzi li stiamo facendo crescere in questo modo. Questo è l'inizio di un periodo di 2 anni in cui i nostri ragazzi lavoreranno sulla sismologia. Per quanto riguarda la vulcanologia, ci facciamo aiutare dal direttore di Natale e dai ricercatori, non è da capiamo qualche cosa, ma non siamo specialisti, non sappiamo dire se c'è stata correlazione tra il sisma e l'erosione del Vesuvio con la zona dell'Irpinia e la nostra zona, e questi ce lo spiegheranno loro. Però la cosa bella è che a Napoli sono nati sotto i polvoni 2 osservatori. Uno è l'osservatorio vesuviano, primo direttore Macedonio Nelloni, e l'osservatorio astronomico a Capodimonte. Per anni hanno dato lustro a questa città, poi c'è stato un periodo di declino, oggi c'è stata questa rinascita all'osservatorio vesuviano molto prima, e un grosso contributo l'ha dato Mercalli, questo cittadino di Monza che è arrivato a Napoli, ha dato tanto per la scienza della sismologia a Napoli, della vulcanologia, ed è morto in una stanza piccola, però che si affacciava sul Vesuvio. Lui, nonostante fosse anziano, a mattina doveva vedere il suo Vesuvio e capire che cosa stava avvenendo. Comunque, ringrazio per presente prima il direttore dell'osservatorio, che ci racconterà anche la storia dell'osservatorio, più quello che si fa oggi che interessa ancora di più, e il legame con i mercati. Poi man mano vi presenterò gli altri relatori. Grazie. Innanzitutto ringrazio il professore e tutti voi che ci avete invitato. E questa presentazione, queste presentazioni che faremo io e gli altri ricercatori dell'osservatorio, essenzialmente per ricordare appunto il centenario della morte di Mercalli, ci sarebbe molto da dire. Io dirò poco su Mercalli perché molto di più e molto meglio di me diranno i miei colleghi. La mia parte di introduzione sarà un po' per capire qual è stato lo sviluppo della vulcanologia e qual è stato il ruolo dell'osservatorio vesuviano. Poi in realtà, siccome siamo in un paese vesuviano, ovviamente cercherò anche di soddisfare qualche legittima curiosità su certe questioni appunto di pericolosità, di rischio, che ovviamente mi interessano molto, data la zona in cui vivete. Allora, il titolo è impresso sopra un'immagine molto importante, quella è un dipinto di Giovanni Vassari, fatto pochi anni dopo la grande eruzione del 1631 del Vesuvio, che è un'eruzione subcutiniana, quindi non è così forte come le lineane, un po' meno esplosiva delle eruzioni lineane, poco di meno,
ma è molto importante, primo perché è quella che ha aperto il ciclo di attività che poi è del Vesuvio, che è terminato nel 1944, ed anche perché il fatto è su questa tipologia di eruzione, anzi direi proprio su questa eruzione del 1631, che si è basato il piano di emergenza del Vesuvio, che ricordiamo dal 1995, poi ci sono stati vari aggiornamenti, tra cui l'ultimo alla fine del 2013, l'ultimo atto del governo Renzi. Allora, l'interesse dell'uomo per i vulcani è antichissimo. Qui vedete un graffito rinvenuto nel sito di Capalu Yuk, che è uno dei siti archeologici più antichi al mondo, parliamo del 6000 a.C. e è un sito della Turchia meridionale, quindi la parte più settentrionale della mezzaluna fertile, no? Tra il Tigri e l'Eufrate, dove è nata la civiltà. Prima degli anni 90, quando fu scoperto un altro sito della stessa area, che addirittura ha 9000 anni, data di 9000 anni avanti Cristo, questo era il sito più antico, archeologico più antico, e già qui vedete gli uomini mostravano di interessarsi a questi oggetti, a queste strane montagne che sono i vulcani. Dopodiché dobbiamo anche dire che lungi dall'essere degli oggetti che facevano scappare la popolazione, almeno i nostri vulcani, che sono stati per molti millenni più famosi al mondo, sono invece stati degli attrattori fortissimi per tutte le popolazioni antiche. Sapete per esempio che la prima colonia della Magna Grecia, quindi la prima colonia greca in Italia, non è stata di fronte alla Grecia, cioè in Puglia, non è stata nello Ionio, che pure è vicino, ma è stata Ischia, quindi i greci praticamente hanno navigato, circumnavigato tutta l'Italia meridionale, hanno superato lo stretto di Messina e guarda caso sono andati a Ischia. Questo perché? Perché i nostri territori vulcanici sono caratterizzati da una grande fertilità dei suoli, da una grande bellezza paesaggistica, soprattutto da un microclima molto favorevole e dalla presenza di sorgenti termali calde. In più, i vulcani sono aree dove ci sono naturalmente molte insenature che sono formate proprio dall'attività vulcanica, che sono ottime per i porti, e questo era anche il caso di Ischia. I vulcani attivi italiani sono questi essenzialmente. Oltre i nostri vulcani, che come sapete noi abbiamo tre grandi aree vulcaniche, cioè Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, e poi abbiamo l'Etna in Sicilia e Stromboli e Vulcano, che sono gli unici due vulcani ancora attivi delle isole Eolie. Questi vulcani nei millenni hanno sempre rappresentato anche una fonte di interesse formidabile, che veniva in qualche modo raffigurata nelle mitologie antiche, quella greca e quella romana. Sapete per esempio che Stromboli è quello che ha dato origine al mito di Polifemo, cioè questo gigante con un occhio solo era proprio il vulcano, che l'occhio rappresentava il cratere. Quando Polifemo buttava i massi sulle navi greche, quella era una rappresentazione di una tipica esplosione stromboliana, in cui ci sono grandi massi che rappresentano pezzi del condotto che sono portati sopra l'esplosione e poi sono praticamente sparati in mare. Vulcano era il dio del fuoco e il luogo dove Vulcano si pensava che abitasse, guarda caso, era proprio nell'isola omonima, che poi ha dato il nome ai vulcani di tutto il mondo. L'Averno nei Campi Flegrei era considerata la porta degli inferi, perché gli antichi sentivano questo grande fascino delle emissioni fumaroliche, no? Di questi fumi che venivano dall'interno della terra. Sapete che tutte le società, le civiltà antiche immaginavano che questi fumi, queste faglie, che in qualche modo connettevano le profondità con la superficie, fossero dei luoghi privilegiati per l'esistenza degli dei. Così nasce il mito della Sibilla umana, no? Proprio da questa identificazione del vulcanismo, quindi delle emissioni al suolo,
con questa voce del Dio che veniva da Dio. E poi anche uno dei miti più importanti di tutti i secoli è quello di Atlantide. L'ipotesi più accreditata è che in qualche modo sia una reminiscenza dell'eruzione di Santorini del 1600 a.C., che è stata un'eruzione molto catastrofica. Sapete che ha di fatto costituito il principale motivo di decadenza della grande civiltà minoica, che era l'antesignana della civiltà greca classica, e che probabilmente viene ricordata nei discorsi di Platone. Per ricordare che, per esempio, Platone parla di Atlantide, parla di questi cerchi concentrici, no? Di Atlantide, e vedete, questa è una tipica struttura di collasso vulcanico. La vulcanologia moderna, diciamo più che la vulcanologia, l'intera geologia moderna nasce con la teoria dell'attualismo, che prende le mosse dalle osservazioni e dallo stabilire questa teoria dell'unconformity, cioè questi atom alla fine del Settecento. Veniva questi strati che praticamente queste rocce che avevano una stratificazione orizzontale, che era normale perché i processi di sedimentazione normalmente producono degli strati orizzontali, e poi vedeva che improvvisamente c'erano degli strati che diventavano quasi verticali, e quindi cominciò a capire che c'erano dei movimenti successivi alla formazione delle rocce. Proprio prendendo spunto dalla conformità, e poi nasce la teoria dell'attualismo, che dice in pratica che tutto quello che è successo nel passato a livello geologico è tutto e solo quello che mediamente ci possiamo aspettare nel futuro. Dopodiché il primo grande libro di geologia moderna, Principles of Geology, di Charles Lyell, vedete in copertina mostra che cosa? Le colonne del Serapeo, che erano state scoperte alcuni decenni prima e studiate, ed mostravano questa particolarità interessantissima, che avevano dei segni prodotti evidentemente dal mare molto più in alto di quello che era di livello attuale. All'epoca il dibattito era se fosse il mare, come all'inizio si pensava, che aveva cambiato il suo livello. Poi piano piano si cominciò a pensare, e Mercalli fu uno di quelli che lo capì molto bene, che quelle differenze di elevazione non erano dovute alla variazione del livello del mare, ma al fenomeno del bradisismo, cioè era la terra che si era mossa nei millenni precedenti di circa 20 metri in su. Dopodiché i primi grandi progressi della vulcanologia moderna vengono dall'osservazione di vulcani che sono diversi da quelli classici già noti, che poi fondamentalmente erano i vulcani italiani, e si vedono le grandi eruzioni catastrofiche del Tambora del 1815, del Krakatoa del 1883 e del Monte Pelé nel 1903. Praticamente queste sono tutte eruzioni che vengono studiate dai grandi scienziati viaggiatori inglesi o tedeschi, e che in qualche modo spostano per la prima volta l'attenzione dai nostri vulcani alla vulcanologia, cioè ai vulcani di tutto il mondo, che mostrano tra di loro delle particolarità che sembrano ripetitive. Teniamo presente che anche nella vulcanologia moderna, però, le tipologie di eruzioni ancora prendono il nome dei nostri vulcani, cioè c'è l'eruzione stromboliana, l'eruzione vulcaniana, la viniana, perché fu osservata per primo da Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, e descritto nelle cronache di Plinio il Giovane, successivamente alle eruzioni. E dopodiché, nella prima metà dell'Ottocento, nasce l'Osservatorio Vesuviano. L'Osservatorio Vesuviano è uno di quei molteplici esempi di primato dei Borboni, che oggi è molto dibattuto, e che in realtà esisteva, cioè effettivamente il
diciamo, lo Stato borbonico che era nato con delle radici solidissime messe da Re Carlo, il primo dei sovrani di Borbone, era effettivamente in quel periodo ancora molto avanti a tutti gli altri. Era avanti sia per la tecnologia, perché sapete che la prima ferrovia nasce proprio da Napoli Portici, e nasce anche l'osservatorio vesuviano, che sulla sfida di molti intellettuali napoletani, tra cui Teodoro Monticelli, che vogliono capire la vulcanologia, cioè il Vesuvio, studiare il Vesuvio come un oggetto scientifico e non più come un oggetto, diciamo, di culto oppure di superstizione, convincono Ferdinando II a edificare questo osservatorio, che all'inizio non si chiama osservatorio vulcanologico, perché non esiste ancora la parola vulcanologia, e si chiama Reale Osservatorio Meteorologico del Vesuviano, perché all'epoca si pensava che i fenomeni interni della Terra fossero in qualche modo legati ai fenomeni atmosferici, e in particolare che entrambi fossero molto legati ai fenomeni che proprio in quell'epoca si cominciavano a capire a fondo e a studiare in tutto il mondo, cioè i fenomeni elettromagnetici. Ecco perché, e questo fu anche una grande intuizione che rende merito a Ferdinando II, come primo direttore lui richiamò in Italia, lui era un parmense esiliato in Francia ed era notissimo nell'ambiente fisico di quel tempo, Macedonio Melluni. Macedonio Melluni è stato uno dei più grandi fisici di tutti i tempi. In Italia è un po' misconosciuto, ma all'estero lo conoscono molto di più. Lui praticamente è quello che ha scoperto l'effetto termico della radiazione elettromagnetica, cioè ha scoperto la radiazione infrarossa essenzialmente. E praticamente Ferdinando II lo richiama in Italia, lui era esiliato a Parigi perché aveva idee rivoluzionarie e liberali, e lo mette a capo come primo direttore dell'Osservatorio Vesuviano. A questo punto, quindi con la nascita dell'Osservatorio Vesuviano, la vulcanologia comincia ad assumere una sua connotazione che non è più soltanto di osservazione naturalistica, ma diventa effettivamente una disciplina scientifica e quantitativa piano piano. Nascono in particolare all'Osservatorio Vesuviano i primi strumenti geofisici per la sorveglianza. Diciamo subito che Macedonio Melloni in realtà non ebbe il tempo di fare molto per l'Osservatorio Vesuviano, perché l'Osservatorio Vesuviano formalmente fu fondato nel 1941, fu inaugurato nel 1945 con il grande congresso degli scienziati a Napoli, ma di fatto fu nel 1947 che cominciò veramente ad essere agibile. Purtroppo nel 1848, in relazione ai moti rivoluzionari di tutta Europa, di nuovo Macedonio Melloni cadde in disgrazia. In quel periodo, tra l'altro, Ferdinando II, per il timore dei moti liberali, mentre prima era un sovrano estremamente aperto e progressista, diventa molto chiuso e diciamo molto più conservatore di prima, e quindi comincia a chiudersi quest'epoca importantissima e di progresso del Regno delle Due Sicilie. Macedonio Melloni viene buttato fuori di nuovo, però non viene esiliato, viene infatti esiliato a Portici, però oggi sappiamo da documenti recenti che lui continuò in qualche modo a lavorare sui suoi strumenti, per esempio sul suo banco ottico che misurava appunto l'effetto termico della luce, continuò in pratica in quello che poi diventò il liceo dove insegnava Mercalli, quindi c'è anche una continuità perché era il convento gesuitico di Napoli, che praticamente lo ospitava per i suoi esperimenti anche dopo che era caduto in disgrazia. Quello che vedete qui è il primo sismografo elettromagnetico al mondo, inventato da Luigi Palmieri, che venne dopo Macedonio Melloni e che fu
di fatto il primo che rese operativo l'Osservatorio Vesuviano e che lo caratterizzò anche nel senso dello studio dei fenomeni non solo elettromagnetici, ma proprio dei fenomeni vulcanici e sismici. Palmieri, tra l'altro, aveva anche capito, vedete, questa è la versione della campagna del suo strumento, lui aveva capito che questi strumenti sismografi dovevano essere anche messi in campo, cioè non solo negli osservatori, per studiare, registrare e quindi studiare le tante scosse più piccole che avvenivano dopo i grandi terremoti. E in particolare intuì che anche sui vulcani c'era una relazione stretta tra la sismicità del vulcano e le eruzioni. Questo qui ho in qualche modo condensato le tappe principali dell'Osservatorio Vesuviano. Diciamo subito che dopo Luigi Palmieri comincia un certo decadimento dell'Osservatorio Vesuviano, che in qualche modo dopo Palmieri diventa direttore Vittorio Matteucci, che è essenzialmente un petrografo molto bravo, ha studiato in Germania, e però di fatto già nel periodo in cui c'è lui, poi c'è la grande eruzione del 1906, che è una delle più forti dell'ultimo periodo, l'osservatorio va praticamente in rovina. Quando nel 1911 Giuseppe Mercalli viene nominato direttore dell'osservatorio vesuviano, lui sottopone al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca un programma molto moderno e molto ambizioso, sia per la ricostruzione e la ridefinizione delle attività dell'Osservatorio Vesuviano in senso vulcanologico, e fondamentalmente il suo documento è proprio un documento programmatico di base per tutta la vulcanologia moderna. Infatti molte delle cose che lui prefigura nel suo programma ambiziosissimo e modernissimo sono cose che poi sono diventate proprio pratica della vulcanologia. Per esempio lui premeva molto sullo studio delle manifestazioni dinamiche del vulcano, terremoti, boati, le fumarole, le colate laviche, le lunghe ardenti, ponendo le basi di quello che oggi si chiama sismologia vulcanica. Aveva capito l'importanza di indagare sulle eventuali leggi che regolano la successione di tutte le attività eruttive, cosa che oggi si fa con gli studi di statistica dei fenomeni precursori delle eruzioni, e così via. Aveva già prefigurato l'importanza dell'analisi geochimica delle rocce e dei flutti, e quindi praticamente aveva gettato le basi per la nascita della vulcanologia moderna, specialmente in Italia. Purtroppo, come sappiamo, durò 3 anni, perché morì nel 1914 in circostanze tragiche, poi ve lo racconteranno meglio dopo di me. E adesso passiamo invece a che cos'è l'eruzione vulcanica. Allora, le eruzioni vulcaniche si dividono, come sapete, in due tipi: le eruzioni effusive, che sono quelle tipiche per esempio in Italia dell'Etna o dei vulcani hawaiani, e quelle esplosive. Quelle esplosive sono quelle che riguardano principalmente i nostri vulcani, e sono quelle che danno veramente l'alta pericolosità di un vulcano. Perché questo? Perché nelle eruzioni effusive c'è il magma che trabocca, questo fluido che trabocca dalla bocca eruttiva, e però rapidamente si raffredda e quindi aumenta la viscosità e la sua velocità, tranne che nella zona di emissione, rapidamente diminuisce. Per cui praticamente non è un vero rischio per la vita umana, ma semplicemente per le città che eventualmente sono lungo la colata lavica, oppure per i campi coltivati, insomma per la proprietà ma non per la vita umana. L'eruzione esplosiva è qualcosa di totalmente diverso, perché praticamente è generata dal fatto che il magma è molto viscoso, diversamente dal magma che produce l'eruzione esplosiva, e è molto ricco di gas. Quindi quando comincia a salire, il gas all'interno del magma, siccome man mano che la profondità diminuisce, quindi il magma sale,
la pressione delle rocce e dell'acqua diminuisce e quindi esce il gas. Però il gas non riesce a uscire dal magma, è intrappolato nel magma perché il magma è molto vistoso. Man mano che il magma sale, esce ancora più gas. A un certo punto si raggiunge una quantità di gas per cui il magma non riesce più a contenerlo e c'è un'esplosione. Quindi l'esplosione produce queste colonne, che sono per esempio per la patologia di eruzione più comune dalle nostre parti, sono dette colonne lineari, quelle che osservò appunto Pino Giovane e descrisse nell'eruzione del 79 d.C. Queste non sono altro che colonne formate da magma esploso, quindi finemente frammentato, che è mischiato con l'aria. Queste colonne possono arrivare alle eruzioni lineari, tipo quella del 79 d.C., anche a decine di chilometri di altezza. Tipicamente un'eruzione tipo il 79 raggiunge delle altezze di, anche di 30 km. Dopodiché, quando la forza propulsiva dal basso di queste colonne diminuisce o l'altezza della colonna aumenta di molto, per cui non la sente più questa forza propulsiva, tutto questo materiale comincia a ricadere e qui cominciano i problemi. Perché, come dicevo prima, mentre nelle eruzioni effusive noi abbiamo questo magma che fuoriesce, che però rapidamente si solidifica e quindi rallenta la sua velocità, tenete presente che il magma è circa tra i 1000 e i 1200 gradi di temperatura quando esce, nelle eruzioni esplosive queste colonne che arrivano ad altezze anche molto grandi a un certo punto cominciano a ricadere sui fianchi del vulcano e scusatemi, e quindi generano quelli che si chiamano flussi piroclastici o valanghe ardenti, cioè sono proprio delle valanghe a temperature più basse di quella del magma, cioè di 1200 gradi, perché il magma si è mischiato con aria e si è frammentato, però tenete presente che siamo ancora in intervalli di temperatura tra 300 e 600 gradi. Quindi queste valanghe di fatto distruggono tutto quello che trovano sul loro cammino. Questo è uno schema che più o meno descrive in maniera sintetica e divulgativa le tipologie delle eruzioni esplosive, da quelle, diciamo, anche le Hawaii, anche i vulcani hawaiani, l'Etna, fanno eruzioni moderatamente esplosive talvolta, nel senso che un po' di gas in più contenuto nel magma genera le fontane di lava, che sono molto spettacolari e sono una delle principali attrazioni turistiche, per esempio, durante le eruzioni etnee. Poi ci sono le eruzioni stromboliane, che sono un po' più esplosive, ma non tanto. Dopodiché ci sono le eruzioni subduviniane e le pliniane. Vedete che questo è un grafico dove è riportata l'esplosività in funzione dell'altezza della colonna eruttiva. Ci sono delle tipologie di eruzioni che hanno un'esplosività molto grande, ma l'altezza della colonna eruttiva non è così grande. Queste sono le cosiddette eruzioni freatomagmatiche. Da noi esistono nell'area flegrea e nell'area ischitana e sono generate da un meccanismo diverso, cioè mentre nelle eruzioni esplosive dei vulcani classici c'è l'esplosività è dovuta ai fluidi già contenuti nel magma che a un certo punto escono dalla soluzione, diventano gas e generano l'esplosione. Nelle freatomagmatiche il magma che risale a un certo punto incontra la falda acquifera, che è molto grandi quantità d'acqua, quindi quando ci sono zone con delle falde acquifere molto sviluppate, come appunto l'area flegrea e Ischia, il contatto immediato tra il magma e quest'acqua genera una miscela fortemente esplosiva e quindi le eruzioni freatomagmatiche, che generano poi tuffi, no? Cioè tutta Napoli, per esempio, è coperta dai tuffi. Noi vediamo il tuffo giallo, perché è quello più recente. Allontanandoci di più da Napoli c'è anche il tuffo grigio, emesso sempre dall'area flegrea 39.000 anni fa. E qui vi faccio vedere quelle che poi sono attività che facciamo attualmente, cioè
Questa per esempio è una ricostruzione resa molto bene graficamente di un modello numerico, quindi simulazione di quello che può essere un'eruzione pliniana attuale al Vesuvio. Vedete, quella che vedete in diverse tonalità di grigio e di nero rappresenta la densità delle particelle nella rocca. Quindi praticamente questo magma finemente frammentato, dove è più scuro vuol dire che c'è una maggiore quantità di massa, e vedete che a un certo punto la colonna comincia a ricadere e ci sono queste lingue che cominciano a colare praticamente sulla topografia sottostante. Queste sono le nubi attuali, sono i fenomeni più pericolosi di eruzione. Però insieme a questi, un'eruzione esplosiva genera anche un altro tipo di fenomeno pericoloso, che è quello delle ceneri. Perché che cosa sono le ceneri? La parte più fine e più leggera della colonna non ricade, ma viene portata dal vento anche a grandi distanze. E queste ceneri, queste vonci, quando si accumulano sui tetti piani, possono causare facilmente il collasso dei tetti e quindi il collasso degli edifici. Tenete presente che, poiché la densità delle ceneri è più o meno la densità delle rocce o più o meno quella del cemento, già con 20 cm di altezza di deposito su un tetto piano comincia una buona percentuale dei tetti a collassare. A 30 cm più del 50% dei tetti mediamente collassa, con 50 cm di accumulo praticamente tutti i tetti piani collassano. E quindi anche questo è un rischio che bisogna considerare. Vedete, qui vi faccio vedere gli esempi delle eruzioni recenti di flussi piroclastici, cioè di nubi ardenti di cui parlavamo prima. Vedete, questa è una nube ardente dell'eruzione del Merapi del 2010, e queste valanghe, che sono a temperature di 400-500 gradi in questo caso, praticamente cancellano ogni forma di vita nella zona in cui passa. Questo che vedete per esempio è l'eruzione famosa del Monte St. Helens degli Stati Uniti nel 1981. Questa fu una grande eruzione laterale, cioè a un certo punto il fianco della montagna collassò e uscì una esplosione del tipo, diciamo, di colonna piniana, però laterale, che praticamente devastò tutto il territorio circostante. In questo caso devastò un territorio non abitato, morirono solo due geologi che praticamente stavano studiando i vulcani perché avevano capito che qualcosa non andava, ma in realtà oltre questo non ci furono grandi danni, ci furono danni al territorio ma non alle persone. Questo è un esempio di eruzione che ha una grande pericolosità ma un basso rischio. Perché? Perché il rischio è definito come il prodotto tra la probabilità di un evento catastrofico moltiplicato il valore esposto, cioè moltiplicato di fatto il danno che può produrre. Allora, perché noi diciamo che le nostre aree sono quelle a più alto rischio del mondo? Non perché i nostri vulcani siano i più pericolosi, sono certamente tra i più pericolosi al mondo, ma non necessariamente i più pericolosi. Il problema è che questo fattore, cioè il valore esposto, è grandissimo, perché abbiamo zone nelle immediate vicinanze dei nostri vulcani, delle aree estremamente urbanizzate e abitate. Vedete per esempio, questo è uno schema dell'espansione della in questo caso una colata di lava, perché il Vesuvio, già i vulcani esplosivi poi possono anche fare attività effusiva. Questa è la colata di lava che nel 1944 distrusse la cittadina di San Sebastiano. E vedete oggi una fotografia da una colazione solo leggermente diversa, ma molto simile, come è cambiata l'urbanizzazione dell'area. Per cui è chiaro che a parità di fenomeno, essendo il valore esposto molto maggiore, oggi il rischio è molto più alto di prima.
Questa è la cosa da tenere presente. Qui invece vi mostro schematicamente quello che molti ci chiedono, no? Ci chiedono, ma voi quanto tempo prima riuscite a prevedere le elezioni? Allora, diciamo subito che le elezioni non si possono prevedere a lungo termine, cioè noi non possiamo sapere adesso che il Vesuvio si erutterà fra 10, fra 100 o fra 1000 anni. Possiamo fare solo previsioni a breve termine. In che senso? Prima di un'eruzione, i geli e i vulcani danno dei segnali. Questi segnali sono essenzialmente di tre tipi. È un incremento della sismicità dell'area. Perché? Perché il magma che risale deve fratturare le rocce per farsi spazio e quindi genera molti terremoti. Poi c'è la deformazione, cioè il sollevamento del sud, no? Che è tipico di aree, per esempio, come il sud. È successo anche negli anni 80, ci sono stati sollevamenti molto molto importanti. Perché avvengono questi sollevamenti? Appunto perché il magma risalendo genera un volume che si va ad aggiungere a quelli circostanti e per farsi spazio, siccome la Terra è un mezzo essenzialmente elastico per sforzi abbastanza piccoli, deve creare questo rigonfiamento alla superficie che in pratica fa spazio al magma che si sta accumulando a basse profondità. E poi il magma porta con sé degli elementi chimici che o non ci sono prima nei sistemi acquiferi superficiali oppure ci sono ma in proporzioni molto diverse. Quindi un altro dei fattori importanti, oltre al monitoraggio della sismicità, al monitoraggio delle deformazioni del suolo, il monitoraggio delle variazioni degli elementi geochimici nelle zone di emissione o nelle acque del sottosuolo. Perché? Se cambiano sostanzialmente con l'aggiunta di elementi tipici del magma, vuol dire che il magma si sta avvicinando. Tipicamente i fenomeni precursori di eruzione iniziano abbastanza piano, cioè iniziano con pochi fenomeni, e poi man mano, vedete, i fenomeni aumentano in maniera esponenziale, cioè piano piano aumentano in maniera sempre più veloce. Allora, qual è il problema della previsione delle eruzioni? E perché noi non possiamo dire esattamente quanto tempo prima? Perché fondamentalmente noi non abbiamo un modo per legare direttamente questi fenomeni al tempo in cui avverrà l'eruzione. Però potremmo dare un allarme e quindi per esempio indurre ad un'evacuazione delle aree a rischio appena arrivano i fenomeni precursori. Questo chiaramente ci darebbe il maggior tempo possibile per avere un'evacuazione ordinata. Il problema è che quando i fenomeni precursori sono molto pochi, la probabilità di un falso allarme è altissima. E quindi noi potremmo, nei nostri casi, dover evacuare 700-800 mila persone, e poi, sapendo però che c'è un'altissima probabilità che poi non succede niente. E sapete qual è il costo di un'evacuazione? Il costo non parlo solo economico, ma anche perché è chiaro che si danneggia fortemente l'economia di tutta l'area, ma anche il costo sociale, no? Di persone che devono spostarsi, che non possono lavorare in quel periodo, sono dislocate nelle varie regioni italiane. E quindi uno che può fare? Può aspettare che i fenomeni precursori diventino più marcati. Chiaramente aspettando c'è una minore probabilità di falso allarme, però ovviamente diminuisce il tempo prima dell'eruzione, ma siccome noi non lo possiamo sapere con certezza, se noi vogliamo essere più sicuri che ci sarà qualcosa, cioè che l'eruzione, cioè che non è un falso allarme, dobbiamo andare quando i fenomeni diventano molto molto veloci, però rischiamo di non poter fare certezza. D'altra parte, purtroppo, la probabilità di falso allarme, anche quando ci sono fenomeni molto molto veloci ed evidenti, non è mai nulla, anzi in genere è sempre molto grande. Facciamo di nuovo l'esempio degli anni 80 nella caldera Freghera. Sapete che ci furono deformazioni del suolo che per 2 anni raggiunsero dei livelli di circa 1 metro all'anno di sollevamento. Ci furono circa 16.000 terremoti in 2 anni.
non disastrosi fortunatamente, ma ben avvertiti dalla popolazione, per me arriva inerte a Fior di Pelle, ci fu anche l'evacuazione di tutta l'area di Pozzuoli e fu un'evacuazione perfettamente riuscita. Quindi questo è anche importante, perché noi diciamo sempre nelle nostre aree come si fa a fare l'evacuazione. Quello è stato uno dei più riusciti, delle più riuscite esperienze di protezione civile in Italia, io lo dico sempre. Poi però non successe niente, e quindi quello era un falso allarme, eppure c'erano fenomeni precursori evidentissimi. E quindi questa è la difficoltà della previsione delle emozioni. Cioè, la gente pensa che la difficoltà della previsione delle emozioni dipende dal fatto che non ci sono i fenomeni precursori. In realtà, per quello che ne sappiamo, entro i limiti ovvi del fatto che la natura è sempre difficilissima da comprendere, ma per quello che noi sappiamo osservando tutti i vulcani che hanno eruttato recentemente, anche quelli che hanno eruttato nell'antichità attraverso le cronache, prima di un'eruzione, specie se è un'eruzione importante, ci sono quasi certamente dei fenomeni precursori anche molto importanti e che iniziano anche molto ma molto tempo prima. Il problema è esattamente l'opposto, cioè il problema è il falso allarme. Poiché la probabilità di falso allarme non è mai nulla, ma è sempre molto elevata, anche in presenza di precursori chiari, questo fa sì che il problema della dichiarazione di un'emergenza sia un problema di responsabilità politica. Cioè bisogna che praticamente assumersi una grande responsabilità, perché grande il valore economico, il danno economico di un'evacuazione, il danno sociale di un'evacuazione. Questo che significa? Significa che il modo migliore per gestire un rischio così elevato come quello dei nostri territori sarebbe quello di far sì che la popolazione abbia un'educazione molto molto forte, capire che magari una delle generazioni non sarà la nostra, non sarà la prossima, saremo tra 10 generazioni, ci sarà un momento in cui questa generazione sarà costretta ad evacuare. Però deve sapere che è meglio che sopportare tutti i disagi in evacuazione anche con un'alta probabilità che poi non succeda niente, piuttosto che invece non tollerare il falso allarme. E questa è una cosa importantissima che ci dice che al di là della ricerca scientifica e tecnologica che è fondamentale e che noi facciamo, devo dire, con orgoglio al massimo livello, del nostro istituto e i nostri vulcani sono i più e meglio monitorati al mondo, però c'è un'altra cosa fondamentale sulla quale tutti ci dobbiamo impegnare, è quella della corretta comunicazione del rischio e dell'educazione della popolazione, a partire dalle scuole, e perciò sono molto importanti, e io sono sempre disponibile a iniziative, io ma anche i miei ricercatori, per queste manifestazioni, perché questa è la cosa più importante, cioè far capire come funziona la cosa. Cioè non c'è, come molti pensano, il politico che vuole occultare, non c'è lo scienziato che non vuole dire la verità, non c'è la tecnologia che magari sa tutto ma non ce lo dice, no, c'è la natura che purtroppo è molto difficile da comprendere. Ci sono degli scienziati che cercano di fare del loro meglio per comprenderla, ma non hanno la soluzione di tutto, e c'è un politico che ha una responsabilità elevatissima, perché qualunque cosa faccia in un'emergenza ha un'altissima probabilità di sbagliare. Io finirei qui. Potrei fare una domanda? Allora io le volevo chiedere, a proposito di questo, nel mondo ci sono le eruzioni e quando ci sta un'eruzione, diciamo, lì mandano via la gente, e poi che succede? Non appena i fenomeni eruttivi sono cessati, diciamo all'incirca un mese, la gente ritorna nelle loro case. Se ci sono, vabbè, diciamo, ok,
E quindi la domanda è questa: mandare via la gente sotto lo Vesuvio per 2-3 settimane per vedere se questi fenomeni, diciamo, si mantengono costanti o stanno crescendo, continuano a crescere, o viceversa retrocedono, si può fare o no? O è un problema di costi? Io la sto mettendo un poco più in dettaglio la questione. Sì, no, è un problema grosso, perché di fatto il problema non è che tutte le popolazioni dell'area saranno veramente colpite, perché, come vi facevo vedere, molto dipende da dove vanno i flussi piroclastici. Noi sappiamo abbastanza bene che mediamente, per esempio, le ceneri vanno verso est, perché le ceneri sono portate dai venti dominanti in quota che nelle nostre aree vanno verso est. No, ma non c'entra il fenomeno vulcanico. No, ho capito. Sì. Però noi, per fare un'evacuazione, poiché non sappiamo quale sarà la direzione preferenziale dei flussi, dobbiamo evacuare tutta l'area, la zona russa, cioè quella che abbiamo già individuato come un'area che più o meno dovrebbe contenere anche gli eventi più forti. Nella Vesuvio sono circa, questa corrisponde a un'area dove abitano circa 700-800.000 persone. Quindi sapete che c'è un gemellaggio di ogni paese con una regione. Per cui queste persone non possono essere messe nelle vicinanze ad attendere, perché sono troppe. Quindi mantenere diciamo 700.000 persone per 2 settimane, diciamo, ulteriori, di vedere se i fenomeni aumentano e quindi chiaramente si va verso l'eruzione, oppure se i fenomeni retrocedono. Io per questo le ho fatto la domanda. Altri vulcani nel mondo che eruttono, cioè quelli ha eruttato, poi il fenomeno scende ovviamente, la gente ritorna. Vabbè, però guardate, la cosa non è così, perché noi tutti pensiamo a quello che succede prima, però pochi immaginano quello che succede dopo. Cioè, se c'è stata l'eruzione, non tutti, ma sicuramente alcuni sono devastati completamente. Non è che io posso ritornare. No, non è la questione di questa, è la questione per la salvezza delle vite delle persone. Perché se il vulcano erutta dopo un mese, quello che deve distruggere lo distrugge, cioè non ha più nessuna importanza quel mese che le persone si sono abbiamo dovuto allontanare con i gemellaggi, non so se è chiaro, quando è eruttato. Però se le persone le abbiamo salvato con certezza, e se non erutta, ma i fenomeni diminuiscono e quindi se le persone potranno ritornare. Allora io le sto mettendo il discorso sul tempo. Il tempo può essere 2-3 settimane, un mese, né più né meno come diciamo avviene, diciamo, quando potrebbe essere anche di anni, cioè potrebbe anche essere che una volta evacuato, anche se non succede niente, sì, però può succedere. Tenete presente, i tempi dei geologici non sono quelli umani. Vi faccio sempre l'esempio dei campi flegrei, che è quello più calzante. Ai campi flegrei, dopo la fine dell'84, si assiste a una discesa del suolo, quindi si cominciò ad avere di nuovo una base. Sì, ma quella è una caldera? No, ma è diversa. A scala diversa, ma è quello che più o meno potrebbe succedere agli altri. No, ma nel Vesuvio, scusate, prima dell'eruzione quasi c'è il Vesuvio della sua storia, mai tanto dei falsi allarmi, si è pensato che volesse eruttare e non eruttare. La caldera flegrea è differente. No, i vulcani possono dare falsi allarmi. Sì. Ve ne posso dire già uno. Il 99-2000 c'è un forte aumento della sismicità del Vesuvio, tanto che alcuni scienziati napoletani dissero attenzione, altri dissero di no, non successe niente, ma ci fu anche la magistratura che cominciò a indagare perché alcuni dicevano che sia così. Quindi quello era un pericolo di falso allarme. Però il problema è che anche la caldera segreta, è vero che sono ritornati a Vesuvio, però come sapete oggi, mentre il Vesuvio è considerato a livello base, no? Il piano di emergenza ha 4 livelli, quello verde che è praticamente quello di quiescenza, cioè non succede niente di particolare, quello giallo dove ci sono delle piccole cose che vanno verificate meglio, si chiama livello di attenzione, non coinvolge ancora la comunità e le istituzioni politiche, ma solo quelle scientifiche, cioè noi
siamo tenuti a osservare meglio e a monitorare meglio il vulcano. Poi c'è quella arancione di terra base, quella rossa in cui bisogna evacuare. Oggi i campi freddi sono a livello di attenzione. Perché? Perché c'è un piccolo sollevamento del suolo, bassissimo rispetto a quello degli anni Ottanta, però chiaramente noi non possiamo dire che quello che è successo negli anni Ottanta, che è avvenuto 40 anni fa, sia qualcosa che è finito e non ha ripercussioni oggi. Quindi noi stiamo praticamente valutando il fatto che forse quel periodo è un periodo unico, quindi non è sicuro che non c'è ancora, diciamo, un rischio relativo a quello che è successo tanto tempo fa. Questo che significa? Che in fondo noi avremmo potuto anche ragionare in maniera diversa. Per esempio, avremmo potuto dire no, non è successo niente, ma può succedere tra 20 anni, tra 30 anni, tra 40 anni, e magari a quel suolo non saremmo ritornati. Voglio dire, è un po' un paradosso, ma per farvi capire che in un'area vulcanica non è neanche facile, anzi è difficilissimo, dire se veramente un fenomeno che sembrava preventivo invece non lo è, perché comunque sono vulcani, non so se mi sono spiegato. Quindi una volta che la politica si è assunta la responsabilità di muovere con un grande dispendio di energie, di denaro e anche di disagio sociale tante persone, diventa ancora più difficile la decisione di farli rientrare, perché bisogna essere sicuri che o è successo qualcosa e a livello di vulcanologico siamo abbastanza certi che quello era quello che doveva succedere in base a quei fenomeni precursori, oppure cautelativamente non sappiamo quanto tempo dobbiamo aspettare. Questo è il problema. Grazie per il tuo, sì. Il dottore Ricciardi mi va alla sua presentazione. Questo sono le mie slide, cioè questo tempo di scoprire che tu lo fai, che non ti devi guardare. Comunque volevo congratulare con gli organizzatori e con il dirigente della scuola per questa presenza, perché il Maiorano riesce ad essere sempre attento alle tematiche a carattere generale. Qualità di amministratore che vogliono fare una comunicazione, questi fenomeni vulcanici, questi fenomeni sismici, sono molto attenzionati anche da noi. Tanto bene che l'altro giorno abbiamo fatto una riunione al comune, dove ci siamo interfacciati con gli ingegneri, geofisici e con la protezione civile. Abbiamo fatto un programma di evacuazione, sperando che non dovrebbe mai essere necessario. Il giorno in cui siamo attenti a questo fenomeno lo seguiamo con interesse. Certamente loro magari dopo sono di 13 anni a dare una verità di più, ci aiuteranno sicuramente, ci danno per dire una cosa di più di quelli che possibile. Se da un tempo che ho detto davanti al professore, molto è dovuto alla natura, e talvolta la natura è come la parte, con tutte le condizioni che ci stanno. Grazie, io purtroppo mi hanno reggito perché sono di più. Anche delle scuole, soprattutto quando si inizia a parlare all'improvviso di questo problema,
Io ho un problema con mia figlia, purtroppo, nelle scuole elementari, quando si è avuto questo tipo di problemi, ne abbiamo parlato a scuola, anche a casa, purtroppo lei la notte non mi dormiva e ha iniziato ad avere